Il Klimt ritrovato è autentico. La buona notizia per Piacenza è arrivata alle 15 di oggi dal sostituto procuratore della Repubblica Ornella Chicca. Ho il piacere di annunciare ai giornalisti presenti, ma a tutta la comunità piacentina nazionale, ma anche internazionale, perché quest'opera ormai sollevato interesse di tutta la comunità artistica internazionale. Dicevo con non poca emozione che annuncio a voi tutti che l'opera è risultata autentica. Il quadro è stato attentamente esaminato con l'ausilio di mezzi tecnici d'avanguardia. Si tratta di valutare un'interazione tra una radiazione elettromagnetica e roca, di raggi ultravioletti che agiscono soprattutto a livello superficiale, quindi creano interazioni di interesse di strati di vernice, di parte di strati di colore, invisibile, quella regione dello spettro in cui percepiamo il colore, l'infrarosso, quindi una radiazione di migliore energia che però ha la capacità di entrare, di penetrare gli strati pittorici che sono trasparenti o parzialmente trasparenti in questa regione dello spettro, quindi ha un'interazione che avviene qui a livello degli strati preparatori o di underdrawing di preparazione della parte pittorica e quindi al di sotto dello strato di colore. Poi in realtà si leggerà di energia attraverso tutto lo strato, il colore, strati preparatori e supporto e danno appunto indicazioni sia sulla parte pittorica ma prevalentemente sulla struttura del quadro. Il quadro è stato ripulito da oggetti estranei nascosti nei risvolti del telaio. Il pulito è indiscreto, è stato conservativo, non ha subito danni specifici o antandalici. Prima di posizionarlo sul cavalletto, adesso è stata mia cura una volta aperto la velina che l'avevo custodita, appoggiata sul tavolo e andare, visto che sul retro qualche residuo di materiale organico era presente, di e spesso lo sporco si annida dietro nella tela, dietro al risvolto intorno al telaio, di andare a battere le fermenti dei singoli lati, tenendoli in posizione vitale da favorire la fuoriuscita di eventuali residui dentro a questo risvolto. E in effetti sono usciti non molte cose, dei piccoli detriti, delle foglioline, cioè, vari materiali che è stato comunque preso e archiviato dal personale della polizia. Al momento coperta dal segreto istruttorio il luogo dove il quadro è rimasto fino al ritrovamento. Tutte le informazioni ancora coperte dal segreto investigativo, sì, comunque sono ancora al vaglio, in modo particolare verificare da quanto tempo il dipinto si trovava all'interno dell'altro, ancora oggetto di accertamento, oggetto di indagine. Redarguiti dagli esperti nel corso della conferenza, coloro che hanno fatto circolare false notizie. Vorrei aggiungere una cosa che è molto sentita, forse poco popolare in questo consesso di giornalisti, però si sono sentite tante fake news da persone che hanno parlato senza neanche mai aver visto l'opera. Quindi qui ci sono tre persone che hanno visto l'opera, plurititolate nonostante possa essere stato affermato il contrario in un'altra sede, però veramente siamo stati vittima di fake news continue ed è un fenomeno purtroppo molto diffuso in tutti gli ambiti in questo momento. Grazie. Senza alcun dubbio il quadro è quello originale dipinto dal Klimt. Cade anche l'ipotesi che i ladri avessero rubato un falso. Nelle varie fake news che girano qualcuno ha asserito che il quadro trafugato nel 97 fosse già una copia e non l'originale. Voi cosa ne pensate? Ho fatto una ricerca proprio al proposito, quindi pensiamo a quello che è stato detto nell'esposizione storico-artistica. Ho portato l'originale, la rivista originale del 1917-18, se vuole avvicinarsi a guardare,
è perfettamente coincidente con questo, con gli studi che vennero fatti nel 1996 e che sono anche oggi stati confermati. In più proprio ci sono delle evidenze di congruità tecnica, stilistica della stessa tela, che ha una vetustà che la riporta a quella data, cioè il 1900. Non è una tela nuova, insomma ci sono delle caratteristiche di materiali anche per noi esperti che parlano in maniera molto, molto evidente, ecco.